qual è il punto di vista dei cittadini e quali sono le priorità? Ecco, per quanto riguarda il discorso delle priorità, noi fondamentalmente ne vogliamo sottolineare quattro, tra le tante priorità che abbiamo, però quattro direi che sono importanti. La prima è avere uniformità su tutto il territorio nazionale di quella che è l'assistenza alle persone con diabete. Purtroppo, come sappiamo, c'è una grande disparità tra regione e regione, creando purtroppo situazioni in cui le persone con diabete vengono non curate correttamente. L'altro punto fondamentale per noi è l'accesso ai nuovi farmaci, alle nuove tecnologie, perché l'accesso a questi farmaci e tecnologie permette di vivere alla persona con diabete meglio e poter controllare più correttamente il proprio andamento glicemico, evitando di andare verso il mondo delle complicanze. L'altro punto importantissimo che noi teniamo molto è lo sviluppo della rete diabetologica sociosanitaria. Perché sociosanitaria? Perché oggi come oggi è solo sanitaria, ma noi, siccome sappiamo che la persona va vista in maniera olistica, quindi nella sua complessità, io non ho bisogno solo di terapie, ma magari ho bisogno anche di quella che può essere un'assistenza sociale, perché posso avere problematiche psicologiche, problematiche nel lavoro, nello sport, e quindi tutte queste problematiche fanno parte del mondo sociale. Ultimo punto per noi sempre strategico è il corso del diabetico guida. Il diabetico guida è una figura formata dalla FANG che, insieme alla scuola di formazione di MD, e queste persone vengono preparate e formate in modo tale che possano essere di aiuto e di supporto sia nei centri diabetologici che nel territorio. Perché vogliamo questo? Perché spesso quando noi siamo presenti nelle diabetologie, tra di noi ci si parla, ci si fanno le domande, dice: Emilio, ho questo problema, tu come l'hai affrontato? Allora, se io do una risposta di tipo personale, è una risposta sbagliata, perché è caricata su di me, cioè come io la vivo. Io invece devo dare una risposta che sia completa, che sia corretta alla persona, ed ecco perché noi vogliamo formare queste persone, in modo tale che possano dare un aiuto concreto e reale alle persone con diabete.